c'è la necessità, egregio Presidente, che anche quel contenzioso che ancora è presente nei bilanci di Terra Ambiente ed è un contenzioso del dare e dell'avere tra la città di Casoria e la società di Casoria Ambiente, è un contenzioso che deve essere annullato, perché per prima cosa non ci può essere contenzioso tra una società e che è il 100% al 100% di proprietà dell'azienda della città di Casoria. E allora questo contenzioso, a cui voi già avete messo mano con tutte le vostre forze, e parlo del mio assessore, del mio dirigente, del management di Casoria Ambiente, io sono certo che nello spazio di questo mese sicuramente sarà un contenzioso che comprende tre vertenze legali, che deve essere appianato, deve essere definito con una transazione totale. E allora soltanto quando noi avremo finalmente i bilanci di Casoria Ambiente, l'avremo in maniera ufficiale e nella maniera più trasparente, l'avremo equilibrato con l'annullamento di queste zone d'ombre o di queste voci che per lunghi anni hanno fatto sì che uno forse non avesse la visione esatta, reale, di quella società che veniva gestita, anche se in percentuale minore. Soltanto in quel momento noi abbiamo la necessità, la capacità e la forza di far progredire la nostra raccolta differenziata e di portare la nostra città a delle percentuali, a delle vette che veramente saranno esaltanti per l'intera nostra città. Ed in quel momento che noi ci dobbiamo soffermare su di una riflessione che sicuramente dobbiamo fare, perché è d'obbligo farla. Possiamo mai pretendere dai nostri vendenti di Casoria Ambiente, che io continuo a ringraziare per la mutata disponibilità che hanno dato dal momento che abbiamo dialogato insieme, a pretendere da loro sempre il tutto e a farli sopportare ore di straordinarie che certamente vanno oltre il limite della salute fisica. E allora in quel momento c'è la necessità, e spero che tutti ascoltano nella maniera più serena, ma anche nella maniera più trasparente, perché quello che mi contraddistingue è quello sempre di avere un dialogo in uno con la mia amministrazione, un dialogo che viene pilotato verso degli obiettivi che bisogna raggiungere. Allora in quel momento è logico che il Presidente, che il management dovranno dire all'amministrazione comunale, all'amministrazione ferrata, quali sono le forze che hanno bisogno, che ha bisogno per dare ambiente, le forze minimo indispensabili perché la raccolta differenziata proceda sempre nella maniera più lineare, nella maniera più spedita. Questo è il messaggio politico che io trasferisco al management di Casoria Ambiente, fermo restando che io indico che la prerogativa indispensabile è quella di annullare questo contenzioso o queste vertenze che ancora sono presenti ed esistono, e io esorto e invito i diretti interessati che si sono seduti al tavolo della trattativa di accelerare questi processi
e di chiudere queste resistenze in un periodo abbastanza contenuto che non vada oltre il 31 gennaio del 2011. E allora in quel momento io avrei invito il management, oltre a fare le relazioni industriali, che sono relazioni che devono essere sempre a supporto dei bilanci che uno vuole conseguire, e quello di dare l'idea esatta di quello che deve essere la forza lavoro, per far sì che davvero noi un giorno non lontano possiamo dire che tutta Casoria è servita dalla differenziata e che tutti i nostri concittadini si sono convinti che l'unica procedura per tenere Casoria da un punto di vista ambientale e da un punto di vista salutare, diciamo, in una posizione ottimale nei confronti anche degli altri comuni che fanno parte del territorio a nord di Napoli. Allora grazie a tutti voi, grazie ai giornalisti presenti, ai quali vi prego di dare come al solito e come è della loro professionalità delle notizie in grado di darci una mano e di aiutarci, perché i nostri concittadini si affrettino sempre di più a leggere questi programmi e a metterli in pratica. E un ringraziamento particolare in questo momento, oltre ai vigili ambientali e al corpo dei vigili urbani, che anche loro sono in numero ridotto, perché lo dovete sapere, ma penso che lo sappiate, per ogni 600 abitanti c'è la necessità di un vigile urbano. Noi siamo quasi 90.000 abitanti, al prossimo censimento supereremo 100.000 abitanti, quindi avremo bisogno di più di 100 vigili urbani. In questo momento il numero di vigili urbani è abbastanza contenuto, la maggior parte di loro sono in una fascia di età abbastanza grande, per cui ben vengono nei concorsi che da qui a qualche settimana vedranno in via. Come un ringraziamento a tutte le associazioni, alle tre associazioni della protezione civile, che veramente in questa ultima settimana, dopo un incontro che hanno avuto con i due assessori che ringrazio, Ernesto Variante e Marco Cappadone, si sono messi anche loro, si sono messi in campo per darci una mano e per far sì che veramente noi miglioriamo nella tenuta del nostro territorio. Grazie.